when evil will rise again, a hero will return, and finally with a fucking decent gear. Bound in flames, he's the chosen one. Raised with only one purpose, destruction and loot, waiting for today. He's the ultimate Diablo player, and today is that day. Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in More Loot Total Gaming. Oggi finalmente avrò l'occasione di parlarvi di Reaper of Souls. Oggi andremo a vedere tre sezioni del gioco, ossia l'atto 5, la modalità avventura e il crociato, la nuova classe, di cui ve ne parlerà un esperto più tardi. Non abbiamo più le quattro difficoltà di base di Diablo 3 standard, cioè normale, incubo, abisso, inferno. Abbiamo normale, difficile, esperto, maestro e tormento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, eccoci all'atto 5. Riprende da dove avevamo interrotto. Abbiamo distrutto Diablo alla fine dell'atto 4, il Nephilim ha salvato il mondo. L'unico problema è stato l'arrivo di Maltael, l'angelo della morte, che ha deciso di incazzarsi, ha voluto punire tutta l'umanità a causa della sua parziale origine demoniaca. Insomma, questo è quello che ho capito della storia. Come avrete capito, io le storie dei giochi non è che mi interessano molto, quindi specialmente su Diablo a me interessano il gameplay, le skill e soprattutto i leggendari. Ecco, questa è la mistica. Secondo me la figura di crafting più utile e più geniale che potevano inventarsi. I leggendari normalmente non potevano essere trasformati, non gli si poteva cambiare colore, niente. Quindi ci ritrovavamo spesso a dover tenere addosso degli oggetti che facevano schifo al cazzo solo perché erano fortissimi. Grazie alla mistica tutto ciò è stato cambiato. Mentre invece io ho utilizzato l'altra abilità della mistica, ossia la capacità di rerollare una statistica di un oggetto. Un'altra grande novità di questa espansione è chiaramente l'aumento del level cap, cioè i nostri personaggi non arriveranno più solo al livello 60 ma potranno progredire fino al 70. Questi 10 livelli daranno non solo nuova potenza al giocatore, ma daranno nuove skill, sia attive sia passive. Leggendario! Sì! Il loot è stato aggiornato completamente, quindi non avremo più quello schifo di drop che ci regalava Diablo 3 una volta ogni morte di papa. Possiamo passare direttamente alla modalità avventura. Avremo a disposizione tutti gli atti del gioco da subito. Posso andare dove voglio, quando voglio. Ci sono tutti i boss da uccidere, ci sono dei punti esclamativi in certe zone, indicano che in quella zona c'è una missione da fare. Se finite tutti e 5 vi darà altri soldi, altra esperienza e una provvista oradrica, che è nient'altro che un pasqualone, quell'uovo di Pasqua pieno di giocattoli che dentro non sapevi quello che c'era, però c'erano tante cose belle. Ecco, questa è la stessa cosa, solo su Diablo. Ogni volta che salirete di un livello avrete dei punti eccellenza da spendere. Ciò vi permette di personalizzare il vostro personaggio in maniera più precisa. Non sono mai missioni molto complicate, anche perché quando vi viene richiesto di uccidere tutti i nemici in genere sono una cinquantina, non di più. Ecco, questo per esempio è un nuovo tipo da attacco che fanno gli Elite, ossia i globi orbitanti, molto poco simpatici. Ecco, questo ha due degli attacchi nuovi. Potrete aprire un varco dei Nephilim a questo pilone. Questo posto è un'area a caso del gioco con nemici a caso e l'unico scopo che voi avrete qui dentro sarà quello di riempire questa barra qui fino ad arrivare al 100%. Non saprete cosa aspettarvi, ci potrebbe essere qualsiasi tipo di nemico e potreste non essere pronti a determinate sfide. Da segnalare è la presenza dei clan. Finalmente, nel momento in cui un qualsiasi membro del clan otterrà un oggetto leggendario e lo identificherà, nella chat di clan vi apparirà un messaggio con scritto: questo membro ha appena droppato questo oggetto, quindi potrete fargli i complimenti, potrete rosicare. Ecco, per l'appunto vi dicevo che sarebbe successo qualcosa quando aveste raggiunto il 100% e si sponerà un boss. Vedete questi oggetti viola? Sono un'altra novità del gioco, i frammenti del sangue. L'unica loro utilità è quella di scommettere. Infatti c'è un nuovo
venditore che è segnalato da questo simbolo rosso nella mappa, che vi permetterà di scommettere su tutti i tipi di oggetto del gioco. Il momento di aprire i pasqualoni. Vai, dimmi culo, eh. Chiaramente nessun leggendario. Bene, per quanto riguarda la parte sul crociato, non ve ne parlerò io direttamente. Innanzitutto perché non l'ho livellato, poi perché i tank non mi appassionano e poi perché ho costretto un nostro esperto a giocarci a farmare tutta la notte. Ciao ragazzi, sono il vostro esperto di tank. Oggi giocherò per voi a Diablo 3 e mi concentrerò sul fantastico crociato. Allora, andiamo all'atto 4 perché mi dicono dalla regia che è stato ripopolato con un'enorme quantità di mostri. Adesso vi mostro una delle abilità che più mi ha colpito. Questa, teletrasporto tipo dragone di Final Fantasy. Questa qua è l'abilità Martello Benedetto. Comoda perché voi potete riempire lo schermo di questi martelli eterei. Se ne sparate tantissimi vi ritroverete con lo schermo intero pieno di sti martelli che volano a cazzo in giro. Vi mostro l'abilità che più mi ha galvanizzato di sto cazzo di crociato, che è il cavallo. Si chiama cavallo, non so come si chiama, fra l'altro. Si chiama carica del destriero. È molto utile perché ti permette di cavarti dai coglioni dalla mischia. Quella che uso io è la seconda runa ed è quella che mi permette di spostare i nemici. Allora, facendo un discorso più complessivo sul crociato, almeno nelle prime fasi del gioco, almeno quando ho cominciato a livellarlo, è molto simile al barbaro, chiaramente, però poi c'è la possibilità, già dal livello 30 o anche un po' prima, impostarlo un po' più come vi piace, quindi lo potete fare chiaramente da danno, potete metterlo da guaritore, oppure potete metterlo più classico da tank. Voglio farvi vedere un'altra runa del cavallo, che è incubo. Personalmente, per il modo in cui gioco io, non mi serve molto, e cioè crea molti più danni, diventa incandescente il cavallo e brucia il terreno. Cavallo è molto più versatile secondo me del barbaro. Ammazzalo, ve lo dice uno. Ammazzalo, c'è il tempo. Oddio, quanto chiaramente essendo crociato capirete da voi che c'è la possibilità e la necessità di utilizzare lo scudo, perché molte delle abilità sono equipaggiabili solo se con scudo. Il crociato ha la possibilità di equipaggiare le armi da due mani in una mano sola. Guardate chi c'è qui, il Morlu invasore. Questa cosa ci ha sempre fatto ridere. Adesso ci abbiamo modo di mostrarvela, vedete che cazzata. Comunque ragazzi, sappiate che se volete vedere qualche altra abilità io tanto terrò sempre il cavallo, quindi scordatevi di vedere perché io sto qua e mi diverto. Sì, però devo ammettere che queste cose su Diablo mi sono sempre piaciute. Non si capisce un ben amato cazzo. Se non lo ammazzi mi incazzo. Non ce la faccio, ma con cosa lo ammazzo? Non c'è neanche la collera, guarda che disastro. Sono più forte comunque di così, eh. Cioè, col barbaro sono più forte. Morlo, te prego, diglielo. Sì, è un po' meglio. Sì, sì. Vogliamo parlare 5 minuti del fantastico motore grafico della Blizzard? Di quanto ci è mancato sto motore? Nonostante Sly di 780T ti becchi quei 5-6 fotogrammi al secondo. Come vedete io posso giocare per ore e ore ma non trovo mai nessun leggendario. Questa è la maledizione del Todd. Questa è l'ultimissima abilità. È Turbine. Ci ha messo Turbine. È anche Turbine. Sul crociato. Ciao. No. Ciao. Croce. Ciao. Croce. Croce. Morirò con onore. Serve pazienza. Cristo santo. Bene ragazzi, anche oggi l'appuntamento con Morlu Total Gaming si è concluso. Sono molto soddisfatto da questa espansione, anche se penso che dovremo vedere sul lungo periodo quanto riuscirà a mantenere alto il livello di divertimento. Ma soprattutto quanto riuscirà a mantenere alto il mio livello di divertimento, visto che mi rompo il cazzo molto facilmente con questi giochi, soprattutto quando si tratta di farmare. Lo consiglio a tutti coloro che sono rimasti delusi da Diablo 3, perché comunque rappresenta il tentativo di recuperare i passi falsi commessi dal precedente. E a mio avviso ci riesce. Nuovo loot, nuove sfide e gameplay rinnovato, ma soprattutto cavalli. Vi salutiamo qui, salutiamo anche tutti i fagiani del nostro clan. Ci vediamo molto presto, restate con noi perché abbiamo un sacco di chicche in arrivo come God Simulator, Daylight e chiaramente Dark Souls 2. E ovviamente lo convinceremo a provare dei Z. Ma anche no, ma manco per il cazzo, non ci voglia minimamente.
Oh dai, primo weekend disponibile, mo me metto sotto con Diablo.